mise lo scudo davanti al muso del leone per difenderlo dalle fiamme lanciate dal serpente e con la spada assestò al rettile un gran fendente fra le orecchie. Ma quello continuò a sputare fuoco e fiamme, bruciandogli tutto lo scudo e il davanti dell'usbergo. Egli avrebbe fatto un danno ancor maggiore se Perceval non fosse abilmente riuscito a schivare le fiammate e finalmente riuscì ad assestargli un colpo nel punto in cui l'aveva ferito all'inizio. Il serpente rimase morto sul colpo.